Buongiorno a tutti, ciao. Chi vi tutti. parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Militare di Studi Politeisti e vi ricordo che il mio indirizzo è piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Militare di Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Siamo ancora qui con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vai Francesco. Sì, io saluto tutti quanti gli ascoltatori, ricordo sempre appunto varie cose, tra cui appunto che per agosto è stata già fissata la data della devozione del rituale pagano soldatiano di Asiago, che chi vuole partecipare e appunto questo rituale può chiamare il 338 319 7720, o se no tramite può chiamare qui in trasmissione alla fine della trasmissione al 049 7077, o se no anche questa sera dalle 19 alle 20, visto che ci sarò anch'io, sì, in trasmissione. Un particolare, al 049 700 777 non rispondiamo oggi, sì, perché... esatto, perché abbiamo dei problemi organizzativi vari e comunque diciamo che se qualcuno chiama dalle 19 alle 20 siamo in trasmissione ancora io e Claudio, cioè possiamo mettersi in contatto, però o anche tramite internet, noi preferiamo appunto il metodo di internet, evitando Claudio, che Claudio è in ferie, di conseguenza internet non la usa per niente. Non la uso per niente, diciamo che osservo. Ecco, di conseguenza io darò appunto, casomai farò l'annuncio anche su internet, sulle varie liste, dando un ricambio telefonico appunto da contattare per quanto riguarda la devozione. Ecco, voglio ricordare appunto che la devozione è un rituale religioso e di conseguenza non è una cosa folcloristica, non è obbligatoria la partecipazione al rito, qualcuno può anche osservare, l'importante è che venga considerato sempre il discorso che è un rituale religioso, perché uno può anche assistervi in maniera silenziosa senza interferire con questo, tenendo conto che appunto dopo del rituale ci sarà la possibilità di andare a festeggiare, chi vuole può anche aggregarsi soltanto appunto per la cena che sarà dopo del rituale. Sempre le persone già conosciute, ma anche le persone che seguono la radio, che si fanno conoscere un attimo prima, si mettono in contatto, insomma vengono un attimo conosciute la persona e possono venire, insomma non è che ci sia dei divieti. L'unica cosa che noi chiediamo alle persone è nuove, perché quelle che già conosciamo abbiamo già visto che le persone si avvicinano, quelle che hanno intenzioni o diverse da quella religione, tanto si allontanano, non abbiamo mai avuto di questi problemi, cioè si allontanano proprio da sole, insomma. Esatto. E possono tranquillamente mettersi in contatto, l'unica cosa che è richiesta è un minimo di serietà. E in tutti gli anni ci sono state delle persone che hanno partecipato, diverse da quelle che sono, sì, le normali che partecipano ai circoli, insomma non c'è mai stato nessun problema, proprio perché le singole persone erano conosciute da chi partecipava, insomma. Non... Sì, beh, d'altronde chi ha già partecipato al rituale, se conosce qualcuno che vorrebbe partecipare o assistervi, non esiste problema, cioè nel senso che conoscendo la persona non esiste nessuna limitazione. Poi chi vorrà dibattere, a settembre ci sarà la ripresa dei dibattiti, di conseguenza ci sarà l'occasione appunto per poter discutere. Ricordo appunto che anche a settembre ci sarà l'equinozio d'autunno che si terrà nel Bosco Sacro di Jesolo e di conseguenza anche lì sarà un altro rituale che la Federazione Pagana andrà a organizzare dal punto di vista più religioso, e anche lì, come sapete, sarà richiesto sempre la considerazione sia del luogo sacro sia di un rituale religioso, e per questo appunto è importante che le persone che abbiano intenzione di partecipare non lo facciano con scopi diversi da quello di comprendere un qualcosa, insomma. Quello che è importante secondo me rilevare dei riti pagani è che i riti pagani non sono diversi dalla teoria o da quello che noi manifestiamo come idee, cioè il rito pagano rispecchia praticamente la rappresentazione delle idee che noi andiamo sviluppando, cioè rispecchia quella che è la visione del paganesimo politeista. La ritualità e la teoria non è diversa, perché la ritualità non è altro che una riproposizione a livello di manifestazione emozionale del singolo individuo di ciò che noi andiamo a teorizzare, per cui la ritualità ha una funzione che è quella di interiorizzare a livello emozionale la struttura teorica, la struttura, diciamo così, che andiamo manifestando per radio. Naturalmente l'interiorizzazione di quello che è il modo di vedere la vita, il modo di affrontare la vita, lo elaboriamo nella vita quotidiana, cioè è nella vita quotidiana che noi riscontriamo il fatto che la pratica del paganesimo politeista ci conviene per vedere meglio il mondo, per capirne meglio i meccanismi, per avere un atteggiamento più positivo rispetto alla vita. Il rito prende questo e lo trasferisce nei confronti del divino, cioè non troverete mai nei riti pagani
la sottomissione dell'uomo al divino, ma trovate la compartecipazione dell'uomo col divino. Anzi, nei riti pagani trovate qualche cosa di più. Troverete l'essere umano che si fa Dio davanti agli dèi, cioè praticamente come se noi andassimo davanti agli dèi e gli dèi intesi come mondo che ci circonda, intesi come universo, e gli dicessimo: guardate che noi stiamo operando da dèi, stiamo usando la nostra volontà, stiamo usando le nostre determinazioni, noi affrontiamo la vita con passione perché questa è la nostra vita, e voi cari dèi dovete camminarci a fianco per alimentare le nostre azioni, perché alimentando le nostre azioni alimentate voi stessi. Cioè i riti pagani non sono da considerare come i riti di qualsiasi altro gruppo religioso che voi potete considerare, perché sono una rappresentazione dell'uomo davanti agli dèi. C'è proprio un chiamare gli dèi a camminarci a fianco nei nostri progetti, perché gli dèi possono rispondere soltanto se noi mettiamo in essere delle azioni. Se noi non mettiamo in essere delle azioni, nulla ci cadrà dall'alto, però se noi agiamo possono alimentare le nostre azioni e alimentare l'intuizione da cui le nostre azioni emergono. Per cui questa è la relazione fra l'uomo e il divino, non è altro che questo. Per cui i nostri riti sono letteralmente inversi, diciamo, sì, proprio vanno a capovolgere quello che è la ritualità delle religioni, proprio perché rappresentano l'uomo davanti agli dèi, e l'uomo si rappresenta davanti agli dèi solo quando è un dio. Cioè non è che l'uomo si rappresenta davanti agli dèi quando lui è poverino, misero, testa di cazzo, figlio di puttana o niente. L'uomo può rappresentarsi davanti agli dèi soltanto dichiarando se stesso, dichiarandosi un dio davanti agli dèi, cioè lui che usa le proprie determinazioni per affrontare la vita. Questo significa essere un dio. Sì, no, dal punto soprattutto, cioè, a parte della dichiarazione, quello che conta, distingue sempre un pagano, è il suo modo di agire, cioè la maniera concreta con cui vive, nel senso che il monoteismo ha una rivelazione in cui la persona deve credere o non credere in questo, deve darsi una spiegazione, darsi una giustificazione. Noi diciamo che il paganesimo non ha rivelazioni, ma ha soltanto comunicazioni. Soprattutto quello che comunica il paganesimo deve essere sempre verificato e verificabile dall'esperienza delle persone. Cioè nel senso che la vita concreta, la vita materiale, la vita quotidiana, non una vita speciale o una vita che abbia degli sbalzi, ma la vita di ogni giorno, deve essere in grado di verificare quello che il paganesimo ha elaborato, quello che i pagani sostengono. Di conseguenza non si è pagani perché qualcuno ha fatto da profeta e ha offerto delle teorie, delle idee, delle interpretazioni, ma perché qualcuno ha comunicato un qualcosa che ha elaborato, che ha percepito, che ha sentito, un qualcosa che viene da una certa continuità, da una profondità, che viene da una storia in cui dice agli uomini che hanno le capacità e le possibilità di agire e di comprendere. Benissimo, questo è il messaggio sostanziale che il paganesimo dà, cioè dice a tutte le persone: avete questo potere, avete questa capacità, noi non possiamo investirvi di questo, ma soltanto la vostra esperienza, il vostro agire, la vostra vita, il modo con cui vi organizzate ogni passo della vostra vita darà la verifica di quello che il paganesimo afferma. E questo è essenziale, perché il paganesimo non è un decalogo, non è un racconto, non è una teologia, non è una filosofia, ma è il manifestarsi concreto, sintetizzato della vita. E noi diciamo appunto che tutti hanno questo. Di conseguenza il paganesimo non porterà delle verità, non porterà delle rivelazioni, ma ricorderà alle persone che nella loro vita hanno tutti gli elementi per poter comprendere la vita e che possono realizzarsi solo se vivono. E questo è un discorso fondamentale, proprio perché il paganesimo si basa sulla verifica di quello che viene conosciuto, di quello che viene trasmesso. Cioè anche quello che una civiltà può tramandare ai propri discendenti deve essere verificato, vissuto, fatto proprio e portato a vivere ogni giorno. Non è il passato un qualcosa che pesa, un qualcosa che appunto schiaccia le persone, perché se voi prendete le tradizioni cattoliche alla fine sono qualcosa che vanno a bloccare l'esistenza, la vita, la quotidianità, le manifestazioni dell'individuo. Noi diciamo tutto quello che il paganesimo ha elaborato nel passato, anche qui i racconti mitologici, è un qualcosa che dice che tutti gli uomini, tutti gli dei agiscono per una loro volontà che è propria, che è intrinseca, che gli appartiene, che nessuno gli ha introdotto, ma che hanno elaborato, che hanno coagulato e hanno reso sintetica e l'hanno manifestata tramite appunto i riti. Scusa, sì, Francesco, no, voglio interrompere perché sto leggendo un po' di libri. In realtà quello che dice Francesco è fondamentale, perché la differenza fra il paganesimo e il cristianesimo noi la troviamo anche in come il cristianesimo va a manifestarsi in Africa. Cito da Marco Augé, genio del paganesimo,
che dice, proprio parlando dei missionari cristiani che vanno a diffondere il cristianesimo in Africa, dice: innanzitutto è un po' arbitrario distinguere nell'adesione al cristianesimo, cioè nelle conversioni che i missionari ottengono, un periodo di ortodossia, cioè quando gli africani vengono convinti a farsi cristiani e a seguire alla lettera quelle che sono le regole del cristianesimo, è un periodo di sincretismo originale, cioè dopo però si accorgono che le cose non vanno bene e fanno dei sincretismi fra il cristianesimo che gli hanno insegnato i missionari e quello che ricordano delle loro tradizioni. Infatti dice: se il cristianesimo delude i suoi nuovi adepti è perché all'inizio esso era considerato da questi, e i missionari hanno voluto che lo considerassero, come un insieme di comportamenti codificati suscettibili di procurare loro un equivalente di ciò che costituiva il prestigio e la ricchezza dei bianchi. Cioè praticamente gli africani hanno seguito i missionari sperando di avere un po' della ricchezza che avevano i bianchi. In questo senso il millenarismo non è una elaborazione secondaria rispetto al cristianesimo dei nuovi convertiti, ma gli è contemporaneo e si identifica addirittura con esso a partire dal momento in cui colonizzazione, forza, nuove ricchezze e nuovi riti religiosi sono giustamente percepiti dagli indigeni come legati storicamente fra loro. Ciò a cui si assiste con la comparsa dei sincretismi indigeni è la nascita di un rituale di potere più elaborato, più vicino alle situazioni limitate cui accennato prima, la potenza che bisogna sollecitare, la quale si manifesta altrettanto bene attraverso la forza delle armi quanto attraverso quella della Bibbia, e di cui non si sa bene se da essa si debba temere o sperare. Cioè questo è praticamente ciò che portano i cristiani. L'esercito di Dio dell'Uganda non è altro che questo, non è altro che il prodotto dell'attività dei missionari, anche se i missionari adesso fingono di opporsi all'esercito di Dio, però non è altro che un sincretismo biblico. Cioè praticamente il cristianesimo è distruttivo nei confronti degli esseri umani perché li compera. Cioè li compera con le ricchezze, li compera coi soldi, facendo credere loro che anche loro avranno soldi e ricchezza, dopodiché quando si accorgono succede le porcate più... Sì, ma infatti quello sto appunto che diceva Claudio dei missionari, dei comportamenti che hanno in Africa e li hanno avuti in tutto il mondo, non è solo appunto un fatto antico, perché c'è un fatto che sta avvenendo in Africa che dimostra quanto sono pericolosi questi comportamenti, ed è una notizia che è uscita il 5 di agosto del 2003, non secoli fa, e che riguarda decine di migliaia di persone. Benissimo, esiste appunto una minoranza africana, somala, che si trova in un campo profughi in Kenya, si parla di 13.000 persone, queste vengono dalla Somalia. Gli Stati Uniti non hanno fatto ingerenze in passato in Somalia, hanno distrutto quel paese, non hanno permesso a un popolo di organizzarsi, di diventare indipendente, autosufficiente, benissimo, e come sempre all'interno delle guerre civili esistono delle parti che hanno più fortuna, sono meglio preparate e hanno spinto sulle altre. C'è appunto questa minoranza di Bantu, che vengono chiamati il popolo dimenticato da Dio, che vive in campi profughi nel Kenya, e nessuno si impegna affinché il loro paese possa tornare alla normalità o gli insegna a poter sopravvivere. Cosa è deciso? Sono talmente poveri, sono talmente arretrati, che i funzionari missionari americani ne rimangono talmente scossi da chiedere aiuto all'amministrazione Bush. E cosa ha deciso l'amministrazione Bush? Ha deciso di non risolvere i problemi del loro paese, ma di riportarli tutti quanti negli Stati Uniti. Rendetevi conto, una civiltà che riusciva più o meno a sopravvivere, infatti qualcuno dice che è un popolo del sub-Sahara che pratica un'agricoltura primitiva, ma estremamente duttile e resistente, cioè gente che vive nel loro paese, che hanno una storia in quel paese, e non si risolvono i problemi del loro paese. Si prendono 13.000 persone e vengono deportate negli Stati Uniti. Provate a pensare voi lo sbalzo culturale di 13.000 persone che si trovano da una condizione dell'età della pietra, per intendersi, negli Stati Uniti. Questo qua avviene perché sono intervenuti missionari americani, missionari cristiani, ma questi missionari non sono posti il problema perché nel loro paese, la Somalia, si vive così male. Questi missionari non si sono impegnati in niente per sopra il proprio, cioè non hanno neanche tentato. La cosa più semplice è farli, prendiamoli, portiamoli negli Stati Uniti. E così avranno 13.000 persone da manovrare come vogliono all'interno degli Stati Uniti. Esatto. Cioè, ma rendetevi conto cosa rappresenta questo. Non sono posti il problema, ma queste persone forse vorrebbero vivere a casa loro, vivere
in maniera dignitosa nel loro paese. Forse sono state più semplici a risolvere il problema del loro paese in maniera tale che cerchino di trovare un'intesa. No, lasciamo pure che la Somalia continui ad andare a pezzi e ci sia la guerra civile, lasciamo pure che si creano la povertà. Questi bravi missionari passeranno come degli eroi perché prendono 13.000 persone e le porteranno negli Stati Uniti, poi le useranno come marionette, poi le porteranno in giro a raccogliere i fondi. Vedete, questa persona era una disgraziata in Africa e grazie ai vostri soldi l'abbiamo portata qua. Ma quelle 13.000 persone che avevano la fortuna di andare a fare da campioni negli Stati Uniti, da marionette negli Stati Uniti, da mostri, da zoo, in realtà raccoglieranno fondi perché milioni di africani moriranno di fame, ci saranno nuove guerre civili, esatto, ci saranno nuovi scontri. Voglio ricordare una cosa molto semplice, che un fatto del genere è già successo con i Falascià dell'Etiopia. Esatto. Portati perché si diceva che discendevano dagli ebrei in Israele, vengono usati cittadini di serie B, addirittura non si accetta il loro sangue per le donazioni di sangue perché sarebbero impuri. Cioè, sì. Prendetevi conto. Però fisicamente è stata una grande azione umanitaria di portarli fuori dalla guerra civile che c'era in Etiopia. Non era forse più semplice trovare un sistema per trovare un'intesa in quei paesi? Ma fa parte dello spirito cristiano ebraico, no? Sì. Cioè quello di separare qualcuno dalla società civile perché quel qualcuno o si impossessi o venga posseduto da qualcun altro, perché dopo il gioco è sempre il gioco del possesso, Francesco. Ma l'abbiamo, cioè, sono sette anni che facciamo trasmissioni, no? E l'abbiamo detto fin dall'inizio e non abbiamo mai avuto una smentita di questo. I fatti di giornale che noi abbiamo fatto 5 agosto, cioè 5, non secoli fa, mesi fa, 13.000 persone che invece di risolvere i loro problemi, di farli vivere nel loro paese, vengono prese d'improvviso dall'Africa, esatto, e portate negli Stati Uniti. Voi fate i conti, una trasmissione radiofonica che va avanti da 6 anni e che non ha smentite dal punto di vista delle notizie razionali, delle notizie da stampa, delle notizie scientifiche, anzi ha conferme di quello che dice in continuazione. Credo che in tutta Italia non ci sia stato nessuno che abbia fatto quello che stiamo facendo noi, Francesco. E abbiamo anche sempre avuto la capacità di cogliere tutto il nuovo che è arrivato senza mai contrapporci in 6 anni. E non ci siamo mai, diciamo, e abbiamo fatto anche pubblici, quanti dibattiti abbiamo fatto, sì, pubblicamente, quante cose abbiamo detto, trasmissioni su internet, dappertutto, e non abbiamo mai avuto una smentita di quello che non abbiamo mai fatto. Avuto una smentita, per cui magari sicuramente qua e là ci sarà qualcosa da non siamo dei professionisti, sì, appunto, qua e là ci sarà qualcosa da dire che è sbagliato, non è sbagliato, eccetera, però nessuno ci può accusare di aver detto qualcosa che non sia assolutamente in linea con il nostro pensiero, con il nostro modo di essere, e non ha portato inganno a nessuno. Se poi qualcuno vuole continuare a credere nella reincarnazione, cazzacci suoi, cioè ricordi che noi non contesteremo mai le singole persone che vogliono avere il rosario in mano o che vogliono credere nella reincarnazione o nel nirvana, eh. Chi è masochista faccia pure il masochista, non ci chieda di condividere i suoi gusti, possiamo solo dire se a te piace così. Noi sappiamo, siccome noi non siamo dei salvatori di nessuno e non pretendiamo di imporre comportamenti pratici quotidiani a nessuno, diciamo, se uno volutamente rinuncia alla sua qualità, alla sua esistenza, al suo potere, benissimo lo faccia. E però quello che noi vogliamo dire è che se le persone rinunciano alla loro capacità è perché sono sempre state sconvolte della mentalità monoteista. Infatti. Comunque, andando avanti, io leggendo Chereni ho trovato una citazione che definisce perfettamente il paganesimo politeista. Qui dice: la religione antica, io cambio il nome della religione antica con paganesimo politeista, se mi permettete. E la citazione che definisce il paganesimo politeista è questa, e credo che sia la migliore citazione, la miglior frase che definisca ciò che noi siamo e il nostro credere religioso, credere sempre fra virgolette. La religione pagana politeista non riposa sulla fede nella verità dei racconti mitologici, con tutte le loro contraddittorie variazioni. La questione della verità non ha alcuna rilevanza per il paganesimo politeista, ma riposa principalmente sulla certezza che il cosmo, quale fondamento e sfondo coerente, completo e durevole di quel che nella mitologia mostra il suo volto umano, esiste. È chiaro il concetto? Cioè, noi, il nostro sistema religioso è dato dal fatto che ciò che è in questo momento
è ciò che è in questo momento e ha la natura divina di essere in questo momento, con tutte le relazioni dialettiche fra tutti i soggetti che sono in questo momento. E tutto quello che c'è in questo momento ha in sé la volontà. Esatto. Perché, cioè, questo è il contributo, l'attributo divino per eccellenza è la volontà. Che questo... nessuno che però gli ha soffiato dentro. Sì, esatto. Sì, appunto, e non tolleriamo chiaramente che qualcuno voglia attribuire al divino del presente un agente esterno, perché quando si attribuisce un agente esterno al divino del presente succede sempre casini. Sì, ma difatti, cioè, questo è una delle distanze basilari tra il monoteismo e il politeismo, perché prendiamo ad esempio una dichiarazione fatta da un vescovo il 30 luglio che parla degli incendi. Parla degli incendi, vabbè, dice che cosa c'entra con la religione. Questo vescovo afferma: Dio ci ha dato questa terra per gestirla con saggezza e intelligenza, ed è per questo che tutto ciò che reca offesa è un'offesa a Dio, cioè nel senso che non è importante che la natura abbia una sua dimensione, abbia un suo potere, una sua vita, una sua capacità. Non sono importanti le piante, non si soffre e non ci dispiace perché una pianta muore, dicono i monoteisti. No, perché siccome è una creatura di Dio è un'offesa a Dio. Ma perché? Perché ogni essere per il monoteismo non ha significato, non ha valore. Perché non ha valore? Perché in sé non contiene volontà. Noi sosteniamo appunto che invece tutte le cose in sé hanno una volontà, le cose sia che noi chiamiamo animati, inanimate, sia le pietre, le montagne, tutto quello che noi abbiamo attorno, tutto quello che esiste, tutto quello che vive, tutto quello che con noi condivide questa realtà ha una volontà in se stessa. E di conseguenza noi diciamo che questa volontà gli appartiene, perché può sembrare un'affermazione così scontata, superficiale, ma ricordatevi che ribadire, è ricordare, è riaffermare che ogni cosa in sé ha potere, capacità, volontà, ha una sua dimensione, e che questa volontà non gli è data da nessuno, non gli è regalata da nessuno, non è creata da nessuno, ma è opera, lavoro, vita, percorso, esperienza, passaggio del tempo, eternità della materia che in sé possiede queste cose, le ha elaborate, le ha modificate, le ha aggregate, le ha stratificate, le ha rese complesse, le ha semplificate. Benissimo, tutta questa capacità non è un dono di nessuno, ma è la capacità di ogni cosa che esiste, di ogni cosa che agisce, di ogni cosa che è presente, di avere in sé una capacità di vivere. E di conseguenza per noi, è qui che c'è la linea di demarcazione tra il politeismo e il monoteismo, il riconoscere all'interno delle cose un qualcosa di essenziale, cioè che è la loro volontà di vivere, la loro capacità di manifestarsi, la loro capacità di agire. Capacità di agire che anche loro hanno affinato con il tempo. Ogni cosa ha un'esistenza e questa esistenza è sempre legata alle esperienze delle cose. E questo noi diciamo, perciò quando si distrugge un bosco sacro non si fa un'offesa a Dio, si fa un'offesa al bosco sacro che per migliaia di anni si è aggregato, per quelle specie che hanno trovato un'intesa con il suolo, con l'acqua, con il vento di quel luogo. E di conseguenza si distrugge un qualcosa che è organico, che è profondo, che è sensibile, si distrugge un'anima, si distrugge un potere, si distrugge un'esperienza e una vita. Ma questa vita nessuno l'ha creata, nessuno l'ha affermata, questa vita si è organizzata, ha cercato relazioni, non si è imposta e si è affermata perché è capace di intessere mille ragnatele, mille legami, ha percorso mille vie e con queste vie non si è scontrata ma ha trovato un'intesa. Certo, ci sarà qualcuno che cercherà sempre di avere più forza, però appartiene alle dinamiche dell'esistenza, di conseguenza nelle dinamiche dell'esistenza si nuota, noi siamo all'interno della vita, siamo nel fluire dell'esistenza e anche noi dobbiamo imparare a nuotare. E di conseguenza noi dobbiamo imparare ad agire, non dobbiamo stare qui nell'attesa di essere di un messia che ci porti una verità o ci dia una rivelazione. E questo punto è fondamentale, cioè capire sempre che nessuno ci può dare la via, che tutte le cose che intorno sono realizzate perché avevano la capacità di realizzarsi e perché hanno impegnato al meglio e al massimo quello che loro erano e non sono posti problemi di bontà, di cattiveria, di giusto, di sbagliato. Hanno cercato di realizzare la loro esistenza, hanno compreso tramite scontri, tramite confronti, tramite abbinamenti, tramite esperienze che l'organizzazione organica di una cosa, l'intesa con altre specie, con altri elementi, può migliorare la loro condizione.
E questo è fondamentale, perché proprio crea il legame, crea il pantheon, e questo è quello che appunto noi affermiamo come pagani. Sì, oltretutto purtroppo noi stiamo vivendo in un sistema sociale che è sempre più organizzato a impedire alle persone di vivere la propria vita, di essere se stesse. Francesco, hai già capito che voglio girare il discorso, portarlo su quello che mi interessava a me, cioè... Chiaramente in settimana arrivano tanti articoli di giornali, no? E ci sono dei discorsi che ti colpiscono più di altri, capisci? Dopo magari ne faremo degli altri, però questo mi interessava un po' particolarmente. Beh, noi facciamo sempre puntualizzazioni sulla pederastia cattolica, sulla pederastia cristiana, sulla pedofilia che nasce effettivamente dal Vangelo. Però al di là di questo esistono delle situazioni che sono veramente atroci, cioè nel senso che noi stiamo vivendo proprio attorno alla pedofilia cattolica, alla pedofilia cristiana, alla pederastia cristiana, una guerra che è veramente allucinante, dove chiaramente a pagare sono i ragazzini, e i ragazzini sono il futuro della nostra società, non dimentichiamocelo questo, ma... Oltre questo esistono anche delle forze che da un lato tendono di uscire da questa componente e dall'altra parte sono delle forze che tendono a riaffermare il proprio diritto a stuprare bambini, e sto parlando essenzialmente dei cattolici chiaramente. Bene, mi ha colpito in questa settimana il discorso e la questione del reverendo Robinson. Allora, tanto per riassumere brevemente senza leggere tutti gli articoli, questo personaggio è... sta per avere la nomina, se non è già stato nominato, è stato nominato di vescovo degli anglicani in uno stato degli Stati Uniti. Ebbene, questo personaggio ha dichiarato e dichiara tranquillamente di essere gay e di avere un compagno con cui vive da parecchio tempo. Ora, esiste in questo momento una guerra feroce che sta facendo in particolar modo la Chiesa Cattolica più di altre chiese contro gli omosessuali. Perché la Chiesa Cattolica sta facendo questa guerra feroce contro gli omosessuali? Per un motivo molto semplice: per togliersi dal capo l'accusa di pederastia sistematica nei confronti dei bambini. In altre parole, la Chiesa Cattolica sta tentando di accusare gli omosessuali di pratiche di pederastia, come se si fossero infiltrati nella Chiesa Cattolica questi personaggi omosessuali e fossero stati pederasti, quando invece la pederastia è frutto della struttura educazionale dei seminari, che va ad agire proprio sulle persone eterosessuali, non sugli omosessuali. Tant'è che questo vescovo, che si sta facendo la sua sessualità per i fatti suoi, non ha assolutamente bisogno di andare a stuprare i bambini, perché ha un compagno, vive bene la sua sessualità, qualunque questa sia, e non ha bisogno di andare a stuprare i bambini. Questo dà un fastidio terribile a chi invece vuol far passare l'omosessualità come una depravazione che porta a cose aberranti. Ma questa è veramente un'operazione schifosissima. E tenete presente che questo personaggio, che stava per essere nominato vescovo, che come dice Francesco probabilmente ieri o oggi è stato nominato, è arrivata un'email al concilio che lo stava eleggendo, di un certo David Lewis, che accusava Robinson di averlo molestato 2 anni fa. Cioè, chiaramente era una bufala, cioè praticamente era l'insinuazione di un sospetto, tanto tutti i preti sono pederasti perché costringono bambini in ginocchio, questo è assodato, non tutti i preti stuprano fisicamente i bambini, e qualche prete considera la propria sessualità come una cosa importante da vivere. Noi abbiamo fatto auguri a preti che si sono sposati, perché non dovremmo fare gli auguri a preti che sono sposati. Il problema è che questo personaggio, eletto vescovo della Chiesa anglicana come omosessuale dichiarato, si inserisce in un momento in cui il Papa ha attaccato gli omosessuali, si è nuovamente schierato contro i matrimoni fra persone dello stesso sesso, a George Bush, che ha cancellato sul medesimo argomento, che ha martellato sul medesimo argomento,
e battaglia nelle aule, nelle chiese, nelle strade, fin nelle caserme. A giugno la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato una legge del Texas che considerava reato la sodomia, e adesso la sentenza Lawrence v. Texas è impugnata da militari sotto processo per omosessualità. Corti del Massachusetts, del New Jersey sono chiamate a pronunciarsi sui matrimoni gay, e chi può va a sposarsi nel vicino Canada, dove la legge è passata a giugno. Cioè praticamente esiste tutta una guerra in corso che viene usata dalla Chiesa Cattolica proprio per proteggersi rispetto a tutti gli abusi di pederastia che lei ha fatto nei confronti dei bambini, per cacciarli addosso agli omosessuali. E gli omosessuali non hanno capito un cazzo di cos'è la guerra in corso, in cosa consiste la guerra in corso, dove loro saranno effettivamente le vittime e dovranno sputare sangue per avere il riconoscimento, specialmente quando andranno a supplicare i cattolici di accoglierli nelle loro file, proprio perché loro saranno gli strumenti sui quali la Chiesa Cattolica tenderà di buttare tutto quello che è il fango e l'infamia, di imporre quel Gesù di Nazareth che è un pederasta, e lo impone all'interno dei seminari. Per cui in questo momento abbiamo la Chiesa Cattolica che attacca gli omosessuali e la libertà sessuale in Europa. Poi voglio vedere come l'Europa potrà mai accettare il fatto di avere il cristianesimo alla sua base. Insomma, qui siamo vicino all'incitamento alla costruzione di campi di sterminio con gli omosessuali, Qui stiamo vicino a una cosa del genere come posizioni della Chiesa Cattolica, sono una cosa aberrante. E dall'altra parte abbiamo gli omosessuali che non hanno capito a cosa sta facendo la Chiesa Cattolica, dall'altra parte le società civili che devono prendere atto di quella che è la libertà individuale, fra le altre cose anche la libertà sessuale, sulla quale non è ammessa nessuna discriminazione, perché è questo in realtà. Cioè abbiamo una società civile che sta combattendo ferocemente contro l'imposizione di una Chiesa Cattolica che vorrebbe a questo punto costruire campi di sterminio sui diversi, perché alla fin fine è questo: quando impedisci le unioni gay è come se tu volessi ghettizzare le persone e circoscriverle in un campo di concentramento. Dopo alla fin fine si arriva solo ai campi di sterminio, per cui questo è la posta in gioco che stiamo vivendo in questo momento. Sto povero disgraziato di prete che è omosessuale dichiarato, gli anglicani si possono sposare, per cui può avere rapporti chiaramente con altre persone, e ha dei rapporti sessuali con altre persone della sua stessa età, per cui chiaramente non ha tendenze di stuprare bambini, per cui, perché vive bene la sua sessualità, qualunque essa sia, si sta il fatto che hanno tentato di infamarlo come pederasta, come molestatore di bambini, al fine di non ottenere la sua nomina. Veramente è squallida la cosa, Sì, beh, sai, c'è un discorso. I monoteisti cercano sempre di pararsi dicendo che loro non sono responsabili delle cose che compiono. E proprio siamo in periodi appunto di anniversari, beh, c'è quell'elemento, quel conciliare di Roma che era Paolo VI, che usò molti, molti anni fa la frase che il fumo di Satana era entrato nella Chiesa Cattolica. Cioè, ma perché vengono usati questi concetti? Proprio perché di fronte alla marea, alla valanga di elementi e comportamenti che sono vicini al criminale, che sono criminali come la pedofilia, si tende a dire sempre: questo non appartiene alla cultura cattolica, non appartiene alla predicazione criminale di Gesù Cristo, ma è un qualcosa che si è introdotto e che ha sconvolto. Di conseguenza loro hanno bisogno di sfruttare persone come questo, che alla fine è povero vescovo, povero perché è vescovo prima di tutto, perché si trova all'interno di una realtà religiosa pietosa, però accusarlo nel momento in cui lui è una persona pubblica, prende delle posizioni chiare sul costo della sessualità, perché non si dice no, non si è apposta dal punto di vista teologico, dottrinario, storico, comportamentale, no, è un qualcosa di privato che viene considerato così, significa chiaramente che la Chiesa Cattolica vuole creare nuovi mostri e vuole creare dei nuovi mostri negli omosessuali. Il problema è che la comunità omosessuale mondiale non ha le idee chiare, no, sulla religione, e di conseguenza sono sempre lì bisognosi dell'approvazione dell'imprimatur ecclesiastico, sono sempre bisognosi di essere approvati, cioè gli manca ancora quel coraggio di rivendicare la loro natura senza permessi e autorizzazioni. Questo certo è frutto di secoli di educazione cristiana, ovvio, però finché loro avranno bisogno dell'approvazione ecclesiastica, finché loro si riconosceranno in qualcosa di positivo in Gesù Cristo, saranno sempre persone che avranno una palla al piede e che non potranno mai essere libere. Nel momento in cui capiranno che si possono creare la loro religione
e che non hanno bisogno del primato di un papa, di un vescovo, di un sacerdote, che sono sempre dei mentitori, che non hanno bisogno di aggrapparsi a un Gesù Cristo presunto buono, che Gesù Cristo è stato solo malvagio e cattivo, avranno la possibilità di realizzare completamente la loro esistenza. Francesco, se hanno bisogno di un primato, di un pontefice, posso tranquillamente darglielo, non c'è problema. Sì, ma non sei cattivo, non sei cattivo come i pontefici di Roma, che è cattolica. Sai, non è un Dio rivelato, non hai il carisma di Cristo, non ha presente Dio sulla terra, sì, non hai avuto la consacrazione. Cazzo, cioè, è vero. Tutte quante, non credi in Gesù Cristo. Il fatto che abbia avuto un sacco di iniziazioni non ha nessuna importanza, non contano niente. Devono proprio avere questa, purtroppo, l'immagine criminale di Gesù Cristo è quella che maggiormente ha sconvolto la psiche delle persone. Sì, una roba... E il fatto che appunto anche queste persone che hanno avuto molte volte la vita sofferente per una scelta di essere loro, ma sono rimaste legate proprio a questa catena, perché è una catena peggiore, del Gesù Cristo buono, del Gesù Cristo buono, veramente è una cosa preoccupante, proprio perché dimostra la capacità con cui il monoteismo si è insidiato nella psiche e nell'intelligenza delle persone, il come riesce a mantenere questa catena al piede e catena alla psiche delle persone. E però vedi, il fatto stesso che la Chiesa Cattolica usi questi termini, che faccia queste campagne, quello che noi diciamo da sempre, che siamo vicino alle crociate, sì, in realtà è vero, cioè nel senso che si sta preparando il clima psicologico verso i mostri, ma una volta che si parte la guerra ai mostri, i mostri possono diventarne anche altri. Esatto. Nuove categorie, nuove idee, nuove posizioni potranno diventare i mostri. L'importante è che loro innescano il principio dell'inquisizione, che qualcuno possa essere processato, inquisito, perseguitato per il suo modo di essere. E guardate che quello che noi stiamo dicendo, che in fondo è la battaglia contro l'assoggettamento dell'uomo alla provvidenza, le dicevo a Francesco prima, è una cosa vecchissima.